Incredibile tutto quello che sta succedendo, siamo contentissimi, il nostro brano piaccia, di portare un nuovo rock and roll rivisitato in chiave moderna. Siamo contenti perché il brano comunque è diverso anche per i nostri fan e probabilmente anche per il palco di Sanremo, ma è un brano divertente e ci sembrava giusto regalargli una vetrina così importante come questo palco. Detto questo, suppongo che ascoltiamo le domande adesso, giusto? Sì, andiamo subito? Beh sì, iniziamo a chiacchierare, direi. Ok, allora, la prima domanda qui al secondo banco a sinistra. Ciao, Ciao Achille, sono Maria Chiara per Bocconi Students Music Association. Allora, volevamo farti i complimenti per il pezzo, ci hai proprio divertito, ci siamo proprio Grazie. divertiti. Avevamo un sacco di curiosità per questo pezzo, quindi quando è partito così il rock è stato proprio una soddisfazione. Mi hai ricordato tantissimo un Vasco Rossi di Bollicine e ti ringrazio per questo perché io lo adoro. Grazie, anche troppo, è Quindi troppo. volevo chiederti quanto ti sei ispirato a Vasco. Beh, allora, sicuramente Vasco è Se ti sei un'icona, ispirato più che altro. è una delle poche rockstar vere italiane. Siamo sicuramente fan, ma penso come tutti, perché Vasco è un patrimonio italiano e prezioso come artista per tutta Italia. In realtà questo brano è stato frutto di più che di un'ispirazione a Vasco Rossi, fotografa un insieme di icone di stile, della moda, del cinema, di Hollywood. E ce l'avevamo pronto da un annetto e mezzo, e è solamente capitata questa occasione. Noi nel 2018 abbiamo pubblicato un album, Pur l'amour, e avevamo già questo brano, ma abbiamo voluto tenerlo appositamente perché lavoravamo parallelamente anche a un altro disco, un po' su questo filone new rock and roll. Quindi Vasco sicuramente, a parte in questo brano, è di ispirazione per noi in generale, come penso che lo sia per tutti i musicisti italiani. Ok, guarda, puoi passare il microfono alla collega che è accanto a te. Ciao Achille, volevo chiederti, io sono Francesca di Scuola Zoo, due domande. Pensi di essere fuori posto a Sanremo? E la seconda domanda è che tipo di studente eri a scuola? Perché i nostri fan lo vogliono sapere, se eri un bullo o un bullizzato. Bah, ero uno studente che marinava la scuola. Comunque, cosa importante, non penso di essere fuori posto, anzi, penso che il brano sia ok di rottura, ok controverso, ma adatto sia ad essere suonato in un teatro, sia su questo palco, adatto, perché è un pezzo trasversale che secondo me può piacere a tutti. Noi quando l'abbiamo fatto, appunto, il brano è nato in van mentre andavamo in tour con una chitarra scordata e un taccuino e una penna. Poi l'abbiamo finalizzato in una villa, perché noi tutti gli anni prendiamo una villa, più che una villa, quasi un villaggio, e andiamo là in 20-30 persone e passano 100-150 artisti, musicisti, amici, e lì abbiamo modo di creare musica senza essere contaminati dalle mode e da quello che sta piacendo, ma pensando solo a quello che piace a noi. Quindi, niente, sono super contento appunto di portare questo brano qui. Poi devo aggiungere che Sanremo è un posto super incredibile, c'è un'energia e una positività, veramente mi ha stupito. Sarebbe bello tornarci ancora. Allora, ecco qui a destra, alzati così, ecco. Ciao, sono Gerardo di Talassa Qui a Magazine. destra. Sì, Ciao. lo La destra, qua. E come dicevano gli altri, si è visto un po' di Vasco nel tuo pezzo, volevo dirti, si è visto anche un po' di King Creole per aggiungere un po' di riferimenti internazionali nella tua canzone. Volevo chiederti, ti rivedi in influenze di questo artista? Grazie. King Creole? Sì. Assolutamente spacca, ma questo brano alla fine è un brano che comunque ricorda varie cose e secondo me è una cosa bella, è un complimento. Quando pochi giorni fa è uscito lo scandalo smentito degli Smashing Pumpkins, io ho risposto grazie, cioè magari per noi è un complimentone essere paragonati a un gruppo così importante. In realtà questo brano, per quanto riguarda la parte vocale, io mi sono ispirato più che altro a tutto quel filone dei Beatles, Twist and Shout, un po' pazzo, Elvis, un po', diciamo che sono stato un po' contaminato da quel filone lì. Comunque King Creole spacca. Grazie. Grande.
Andiamo in fondo a sinistra col cappello. Ciao Achille, da questo lato, sono qui, sono da quest'altro lato, quello col cappello. Ciao. Allora, io prima di tutto ti faccio i complimenti per la giacca, la vedo poco da lontano ma mi piace tanto. Senti, volevo chiederti a proposito del tuo stile. Dimmi. Io ti faccio i complimenti per il cappello invece. Ok, magari dopo scambiamo le giacche se ti fa piacere, per una fotografia. Senti, volevo chiederti proprio in merito al tuo stile, hai dichiarato ampiamente che sei un appassionato di moda, ti abbiamo visto in varie vesti, ma io ti chiedo, tra la moda, tra il tuo modo di vestire e anche i tuoi tatuaggi che sono molto evidenti, questo, tutto ciò, quanto influenza quello che vuoi dire nei tuoi testi? Cioè quanto l'esterno influenza il messaggio che vuoi mandare? Grazie. Grazie a te. Allora, io credo che nel 2019 l'immagine sia una parte fondamentale per la carriera di un artista. Però sia comunque completamente, sia una cosa divisa, ok? Una non esclude il successo. Se c'è la musica o c'è l'immagine, non è che una preclude il successo. Se manca. Credo che appunto sicuramente l'insieme fa la forza, ma che la bella musica abbia la potenza di vivere da sé. Pieno di artisti che comunque, lo stesso Vasco a Sanremo era venuto con una magliettina, no? Semplicissima, un ginsetto, e voglio dire, oggi è storia della musica italiana. Grazie, gentilissimo. Allora, ci spostiamo qui davanti a destra, invece secondo posto. Ciao, Matteo Dani, Radio Company, Radio 80. Siamo abituati a sentirci dire da musicisti, artisti che fanno musica per raccontare se stessi e quello che sentono. Tu in un passaggio del tuo brano dici invece non sono stato me stesso mai. Allora volevo chiederti in questo brano e anche nel lavoro che uscirà quanto c'è del personaggio e quanto c'è del vero Lauro? Allora io, questa è una domanda molto intelligente, io penso questo, almeno io approccio la scrittura così, io scrivo quello che penso. Per questo in un nostro disco non si troveranno mai brani simili, o comunque non ci sarà una coerenza di suono. Perché io, per me le canzoni sono fotografie alla fine di stati d'animo, di come mi sento quel giorno. Detto questo, il personaggio è una leggenda che vorrei sfatare. Al di là dell'estetica, le canzoni sono molto intime e personali. Tant'è vero che all'inizio facevo anche fatica a parlarne con le persone che non fossero il mio team di lavoro. Mia madre ha scoperto che suonavo solamente quando ha letto un articolo su un inserto di Repubblica sul venerdì. Io vivo tutto molto intimamente, per me sono pezzi di me veramente. Prego. Allora, adesso andiamo a sinistra, eccoci in fondo, quasi. Ciao, sono Manuela Marascio di Sanremo News. Nel tuo testo fai riferimento al Club dei 27, quindi Amy Winehouse, Jimi Hendrix e Jim Morrison. Volevo chiederti come ti rapporti a queste figure e al tipo di vita breve ma intensa che loro hanno vissuto. Grazie. Io mi rapporto da artista, quindi ascolto la musica. Sono artisti che appunto hanno segnato la storia mondiale, dischi che vendono dopo 40 anni. Musica fatta, musica con la M maiuscola, e sinceramente prendo più spunto dal loro modo appunto di approcciare la creazione, come per esempio prendere una villa, un villaggio, 2 mesi e far passare artisti e creare senza influenze. Quindi poi al di là della vita personale delle persone. Grazie a te. Buonasera. Destra, seconda fila, terza? Sì, terza. Buonasera Achille, sono qua. Beppe Grieco per Radio Incontro di Polignano a Mare. 2 domande. La prima è la tua esperienza, è la prima tua esperienza al festival. Come ti stai trovando ad esibirti con l'orchestra? E la seconda, abbiamo visto i parziali di 2 delle 3 giurie. Che reazioni ti aspetti dal grande pubblico sanremese che ancora non ti conosce? Beh, spero di conquistarlo piano piano il grande pubblico. Comunque questo pezzo era sicuramente all'inizio è stato un po' scandalo all'inizio, infatti tutti si aspettavano da noi qualcosa di diverso. Invece ho già visto, già nella seconda serata ho visto una partecipazione da parte del pubblico in sala. Un riscontro anche fuori, devo dire che sono molto contento perché secondo me, ti ripeto, questo brano è per tutti,
In fondo, se ci penso, quando lo stavamo finalizzando, anzi quando lo stavamo creando in questa villa, pensavamo: vogliamo fare qualcosa di generazionale. Questa è la parola che ci ripetevamo, generazionale, qualcosa che restasse, qualcosa che non prendesse solamente un target, ma tutti. Quindi da quello nasce la cosa, voglio una vita così, perché tutti comunque si meriterebbero una bella vita degna. E comunque è un'ambizione, no? È vista come un sogno, voglio una vita così, sperando di arrivarci. Prego Tina, corridoio centrale. Tina Rossi, Civico 20 News, Torino. Allora, parliamo di rap, per favore. Hai detto che tua mamma ha saputo che suonavi dai giornali. Io benedico il rap perché è stato quello che mi ha aiutato a crescere con mio figlio e con lui. Ho visto più battle rap, contest e dissing io che altre mamme, penso. E a proposito di questo, vedo che Eminem 2001, cacciato via dalla critica, dal pubblico. Sanremo 2019, l'80% rap. Questa è l'affermazione di un genere musicale che è la voce del sociale. Però Sanremo, non credi sia un'arma a doppio taglio? Cioè, proprio per il pubblico rap. Un'arma a doppio taglio? Allora, questo è un discorso molto soggettivo, ok? Io penso che il rap, a parte che ogni persona è a sé, io credo che ci sono cantanti rap, trap, che potrebbero fare questo percorso e altri che non hanno bisogno, ma non sarebbero molto in linea. Per quanto mi riguarda, io non sarei mai venuto a fare un pezzo, io però personalmente, e quindi non faccio riferimento a nessun altro ragazzo in gara con noi, anzi che stimo tutti, sono tutti miei amici, io personalmente non sarei venuto a fare un brano così. Sì. E anzi, ho approfittato della cosa di avere un nuovo filone, new rock and roll, insieme al mio socio Boss Doms, ormai chitarrista, abbiamo approfittato di questa vetrina. Però io personalmente non credo che sia il luogo giusto, anche perché è il tempio della musica italiana. Sicuramente il rap è quasi il nuovo pop che avanza, no? Ed è giusto. Però Sanremo è un quadretto in cui ci va un certo tipo di musica, secondo me. E invece il rap è una cosa che appartiene più a uno strato più, no? Anche se mainstream, però underground, a livello di contenuto, a livello di sound. Come tu sai, visto, mi hai detto hai partecipato, sì. Ci sono le sedi opportune. È vero, è vero. Per fare le gare, dire. Diciamo che tu scegli le stelle e dovesse andare male, quello che non ci uccide ci rende sempre più stronzi. Sicuramente. E oltretutto noi ci siamo sempre detti, noi vogliamo diventare come gli Oasis. Non vogliamo fare i rapper, grazie, gentilissimi. Oltretutto per noi tutto questo è incredibile, arrivare qui a Sanremo con un brano diverso, noi che eravamo un po' alieni, siamo un po' outsider, un po' alieni, ma lo eravamo anche nel mondo rap, trap, per noi arrivare qui, avere l'appoggio e la critica dei giornali, delle radio, è veramente un sogno. Infatti devo ringraziare tutti per la presenza e per le belle parole. Grazie. Sempre corridoio centrale. Ciao Achille, Francesco Albizzati per Radio Statale, volevo chiederti un paio di cose. La prima, qual è l'obiettivo che ti sei posto per questo Sanremo? Cioè, vado a Sanremo con l'obiettivo di 2 punti e poi se c'è una reazione a caldo di o qualche tuo amico, parente o qualche collega trapper che ti ha colpito nel momento in cui hai detto zio vado a Sanremo. Se c'è qualcosa che... La prima domanda qual era, scusami? Che obiettivo hai per questo Sanremo? Allora, noi siamo arrivati a Sanremo con uno spirito molto... senza pensare alla gara, non abbiamo mai pensato vogliamo vincere Sanremo, abbiamo solo pensato abbiamo il pezzo giusto, diverso, nuovo, trasversale e vogliamo portarlo sul palco più importante d'Italia. Vogliamo essere guardati come musicisti perché quello siamo, ok? Quindi non è uno scherzo, non è un fuoco di paglia, non è il rap sotto casa, e quindi siamo arrivati qui volendo solamente presentare una cosa nuova. E sinceramente è già una vittoria questo, tutto quello che è successo, già le pagelle per me erano una vittoria. Io quando ho letto essere anche solamente lontanamente accostato a un colosso come Vasco Rossi, per noi è incredibile, per me è un sogno. E quindi le aspettative erano meno alte della realtà. Comunque detto questo, la seconda domanda invece era, scusami... Se c'è una reazione di o familiare o amico, quanti diretto, quando sarà...
Ma io penso che tutti i miei colleghi, prima di ascoltare il brano, abbiano pensato, va a Sanremo. Ovviamente, dopo 15 secondi che parte il pezzo, hanno detto, hanno fatto bene andare a Sanremo. Grazie, gentilissimo. Allora, eccoci qua, a destra. No, sì, destra, ciao, secondo. Billy Balossi, Montestella, Milano. Sono qua. Gli occhiolini quando va bene. Un attimo solo. Allora, a destra, seconda. Ciao. Ciao, caro. Allora, prendendo per il posto che Vasco non si tocca, quindi se fossi te non si tocca Vasco, comunque come paragoni. Togliamoci tutti i vestiti di trasgressivi, delle ville, dei vestiti così. Ma infatti io ho sempre detto, il paragone per me Vasco è anche troppo, ecco, la leggenda della musica, fegato spappolato dal Bachiara. Due domande semplici. Quanto è bello cambiarsi vestito musicale? Quanto ti sei divertito in questo festival, prima di tutto? E seconda cosa, l'autotunes, più o meno, che rapporto hai? Allora, tuning, mi sei piaciuto tantissimo in questo bella domanda. Sanremese. Okay. Allora, noi, grazie, bella domanda. Allora, ti dico la mia. Noi cambiamo spesso vestito, semplicemente perché siamo alla ricerca sempre di qualcosa di nuovo, non ci piace annoiarci. Noi siamo semplicemente musicisti, andiamo in studio e diciamo, oggi che facciamo? Come ti senti oggi? Prendi la chitarra. Cioè, nasce, non c'è un progetto, non c'è una regola di marketing, non abbiamo mai fatto un singolo per l'estate. Ok, avevamo questo pezzo ed è nato tutto così. Edoardo, riprendo una frase che dice sempre Edoardo, la bella musica nasce sicuramente prima di tutto dall'amicizia, da tante persone insieme, no? Dal provare tutti quanti. Quindi devo dire che è molto bello sempre riconfermarsi, è sempre una sfida, perché è come riaprire un ristorante nuovo ogni volta, ogni disco. Nel senso, io comunque qualche successo, piccolo successo nella mia carriera ce l'ho. Avrei potuto ricalcare quel successo all'infinito, no? Un po', non so come dire, facendo il furbo e puntando solo alle persone. Invece a noi piace cambiare e metterci in gioco, accettando critiche ed elogi. Detto questo, l'autotune per noi è sicuramente noi comunque lo usiamo come uno strumento stiloso, no? Come poteva essere per i Daft Punk, cioè una scelta, non è un intonatore, è un effetto, come fosse un distorsore, come il distorsore sulla chitarra, è un effetto sulla voce, figo, comunque, sai. Cerchiamo di portare l'innovazione a 360 gradi sia sul sound sia sulla voce, come il reverbero. Noi usiamo a volte tanto reverbero perché ci piace. Detto questo, in Rolls Royce abbiamo 7 secondi di autotune e lo odio perché a Sanremo sul palco è incontrollabile, non si sa che succede ogni volta che inizia. Anche ieri la performance ero super a mio agio, solamente quei 7 secondi c'è stato un piccolo problema tecnico con il tune, quindi da venerdì lo tolgo definitivamente, però non escludo, anzi non vedo l'ora di ritornare in studio e di risperimentare. Grande, grazie. Corridoio centrale in fondo. Ciao Lauro, sono Federico di Radio Luis. Volevo chiederti come mai per il duetto avete scelto un artista come Morgan e non magari un artista della vostra etichetta o un artista come Jamie Tyson con il quale state collaborando molto ultimamente, e che rapporto c'è tra appunto te, voi e Morgan. Grazie e buon 1969. Grande, grazie. Allora, Morgan abbiamo avuto l'onore e il piacere di conoscerlo poche settimane fa. Abbiamo pensato a lui perché è un artista comunque come noi, rock and roll, figo, un artista con la maiuscola. Quando l'ho conosciuto abbiamo avuto il piacere di conoscerlo all'interno di una sala prove, di fare una session con lui, proprio così, quasi di improvvisazione. È una persona secondo me molto di cultura, conosce la musica, legge, è veramente una persona piacevole, soprattutto parlo per noi che siamo musicisti. Quando abbiamo fatto le prove suonava con un basso a tracolla, il pianoforte con una mano, il basso con l'altra e cantava. È stato veramente una sorpresa. Appunto, abbiamo scelto lui perché apparteneva a un nuovo mondo. Noi, Jamie Tights e tutti i nostri artisti della nostra etichetta comunque appartengono al nostro mondo e già lì ci siamo. Volevamo una cosa diversa, una star, che per noi quello è Morgan. Grazie a te. Oltretutto avremmo voluto chiamare Vasco, ma non sarebbe mai venuto. A destra. Ciao,
A chi? Ciao. Le Fleurs, Radio Bicocca, innanzitutto tre cose, hai spaccato tantissimo, grazie per aver, per dire nei testi, citare varie persone come Basquiat e comunque fare informazione. Grazie. E grazie per aver riportato un artista con la maiuscola su un grande palco come Morgan. E la domanda è, siccome uno dei primi commenti banali che abbiamo ascoltato è che uno con i tatuaggi in faccia non dovrebbe presentarsi in televisione o addirittura a Sanremo, tu, noi abbiamo provato a rispondere, ma tu cosa risponderesti a questo e più in generale alle categorizzazioni, agli stereotipi banali, ecco? Beh, grazie a te, caro. Sicuramente è uno stereotipo banale, hai risposto tu. Credo che il tatuaggio non sia più un tabù nel 2019, è una cosa soggettiva, se ti piace ti piace, se non ti piace non ti piace, ci sta chi critica e ci sta chi invece a chi piacciono. Io credo che i pregiudizi in generale siano sbagliati, credo che anche nel 2019, dove la moda è sulle passerelle, i modelli che sfilano sono modelli tatuati particolari, no? Adesso, come vedi, Marcello Burlone, che è anche un nostro caro amico, fa sfilare tutti i modelli molto particolari, e sia molto bello questo, perché non si dà più attenzione solo alla bellezza, che è una cosa quasi discriminante, si dà attenzione alla particolarità, no? All'originalità della persona stessa. Grande. Sinistra. Ciao Achille. Ciao Cecilia Gaudenzi di Snap Italy. Allora, qui chiaramente sei in veste di artista cantante, però hai da poco pubblicato il tuo primo libro. Yes. Io sono Amleto, che è già arrivata la terza. Sono io Amleto. Sono io Amleto. E volevo chiederti cosa hai provato nel misurarti con un tipo di scrittura di questo tipo rispetto a quella per i brani, per le canzoni. In realtà è stato molto più semplice di quello che pensavo, è stato solo più lungo e faticoso. E le mie canzoni in fondo sono piccole storie, al di là di Rolls Royce che ci racconta, ok? Ci racconta con dei paragoni. Ma i primi miei dischi erano piccole storie, come ho detto prima, erano cose molto intime, molto personali. Ho sempre raccontato come mi sentivo, che cosa provavo, che cosa vivevo, che cosa vedevo. Quindi scrivere un libro era solamente un po' regalare, no, ai miei fan quello che era la storia, però non la serie, il film, diciamo. Infatti spero che abbia anche risvolti cinematografici. È un bel libro perché non parlo solo io, quindi non è una storia solo raccontata da me, ma è più voci, parlano vari ragazzi che hanno vissuto con me, da prima della musica fino ad arrivare alla musica, parlano i miei colleghi, tra virgolette, che lavorano con me. Quindi è un bel libro, secondo me, perché raccontiamo tutti la stessa storia vista da diversi punti di vista, raccontando emozioni diverse, sensazioni diverse, e mi è piaciuto molto. Cioè, il titolo è stato scelto perché è ispirato ovviamente a Shakespeare, ma è ispirato a una delle più grandi tragedie che è diventata opera di successo, quindi mi è piaciuto molto. E non è neanche farina del mio sacco, perché viene da un, parla anche mio fratello nel libro e fa questo paragone, dice: sei tu Amleto, e ho deciso di chiamarlo così. Allora, rapidamente abbiamo lo spazio per due domande, le ultime due. Allora, Achille, sono Giacomo Caporusso di Radio Gamma Puglia. Ti voglio fare i complimenti perché ti avevano presentato davvero come un alieno, invece sei di un'umiltà unica, per questo ti ringraziamo. Grazie. Gentilissimo. Grazie. Sei passato dal rap al trap, al samba trap, i tuoi sostenitori o sono impazziti oppure ti hanno fatto i complimenti, e ce lo dirai tra un po', ma la cosa che ci interessa sapere, salire qualche minuto, come stavi prima di salire quel palco, l'emozione che hai provato? Allora, ti faccio un sunto. Allora, noi, voglio aprire una parentesi importante, perché noi veramente ci siamo, quello che stiamo vivendo oggi, dietro c'è tanto sacrificio, abbiamo dormito 3 ore a notte per 3 anni, ci ripetevamo, io e Edoardo qua testimoni, ci ripetevamo: fai finta di essere una guardia giurata, che uscivamo da studio alle 8, 9 della mattina, anche alle 10, mi corregge Edoardo. Quindi dietro c'è tanto impegno e dedizione, ma come penso in tutte le cose che alla fine di successo.
Quindi abbiamo avuto un 2018 molto bello, molto importante, con tantissime date, ma veniamo da concerti con 10 persone e siamo arrivati fino al Circo Massimo a Capodanno con 50.000 persone davanti. È stata un'emozione incredibile. Questo 2019 che si apre con Sanremo è un 2019 incredibile, perché dopo aver fatto il Circo Massimo pensavo che non si potesse provare di nuovo un'emozione così importante, invece il palco di Sanremo è veramente un palco che ti mette alla prova. Ti mette alla prova perché? Perché tu stai presentando una cosa nuova che nessuno conosce in un mondo nuovo. Mi sentivo bene prima di salire sul palco, però devo dire la verità, una volta che ho iniziato il pezzo non mi ricordo niente. Ero completamente in trance. Grande, è stato fantastico. Sanremo è veramente... E sono anche contento che Baglioni sia stato lungimirante e coraggioso a portare la nuova musica sul palco, perché l'Italia ha bisogno di artisti giovani che diano una refresciata e che siano preziosi. Posso fare tanti nomi comunque di artisti preziosi per me in questo momento storico, come Cosmo, non so se lo conoscete, cantautorato sulla techno, sulla musica elettronica, come Coez, Calcutta, il nuovo pop che avanza. Noi siamo super fan di tutti e stimiamo tutte le persone, perché tutte le persone appunto si danno da fare, perché dietro c'è veramente l'impegno, è veramente un lavoro. Grazie mille. Allora io mi scuso con i colleghi che avrebbero voluto sicuramente fare altre domande, ma purtroppo il tempo non c'è e siamo compressi con una conferenza dietro l'altra. Vi prego di non accalcarvi, vi prego. Grazie, grazie. Amore, c'è una sorpresa per te. Un regalo? Quasi. Hard Discount ha ampliato l'assortimento per darci ancora più scelta. L'ideale per te. E i prezzi? Massima convenienza e altissima qualità. Un bel regalo, vero? Per te, ogni giorno, Hard Discount. Ti aspettiamo da Hard Discount. Tante offerte per te.